ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sono estremamente soddisfatto di questo format che l'amministrazione targata Carlo Masci è riuscita a creare, un'idea che è partita per raccogliere in uno spazio temporale ristretto, una settimana, due settimane, tanti eventi, grandi artisti e artisti locali. Ci siamo riusciti già dall'anno scorso, quest'anno i numeri sono davvero impressionanti, siamo partiti con un mega concerto di Jimmy Sachs, poi abbiamo avuto l'onore di avere qui Malika Ayane, ieri sera ad Argent Amico, che davvero ci ha stupiti, ma voglio anche sottolineare che a fianco a questi grandissimi artisti che hanno riempito tutta la piazza, tutta la città, abbiamo avuto 10 gruppi locali che si sono esibiti su questo importante palco. Non solo abbiamo dato una possibilità ai nostri talenti di esibirsi, ma abbiamo avuto lo stesso riscontro, una piazza stracolma di gente e soprattutto ho visto tantissimi turisti divertirsi qui nella mia amata città. L'entusiasmo e la carica di Darjeel D'Amico, il cantante rivelazione di Sanremo, hanno travolto il pubblico di Piazza Salotto ieri sera a Pescara, dove grandi e piccini hanno dimostrato come e dove si balla, appunto. Camicia arancione e occhiali da sole, si è presentato così sul palco del We Love Fest intorno alle 22.30 Darjeel D'Amico, a breve anche giudice di X Factor. Attratto da un cartello con su scritto Darjeel sei mitico, ha consigliato al bambino che lo reggeva di metterlo giù per non stancarsi troppo, perché lui aveva già letto. Ah, ciao amore, ciao, bellissimo, bellissimo, l'ho letto, ti fanno male le braccia dopo un po', no? Da tenere quel cartello così pesante. Quanto riesci a tenerlo in piedi? Vediamo, contiamo. 1, 2, 3. Ah, basta, appoggio. E poi questo affetto è stato ricambiato con la musica, le sue canzoni, coinvolgenti anche per chi non conosce il repertorio e anche con la voglia di raccontarsi un po'. I componenti della sua band fondamentali sono stati presentati più volte da Darjeel, che non poteva che proporre Dove si balla anche alla fine. Piazza Salotto! Dove si balla?